tre anni fa anche qualcun altro non ha appoggiato il centrodestra Imperia, però l'ha fatto sempre in maniera non trasparente. A noi piace la gente che può delle volte sbagliare, delle volte fare delle cose giuste, ma lo dice in maniera trasparente e in maniera umile. A noi le persone che non sono umili non ci piacciono. Bisogna stare vicino alla gente e avere l'umiltà che la classe politica oggi è al servizio dei cittadini, non sono i cittadini al servizio della classe politica. L'avvicinamento a questa giornata è stato complesso? No, devo dire che anzi, alla fine credo che la cosa più bella è che qualcuno pensava di dividerci promettendo vice sindaci alla Lega o altre cose. Noi abbiamo detto no, preferiamo star tutti uniti e correre con i voti che ci daranno gli imperialisti. Chi prenderà i ruoli andrà a fare le cose, chi non le prende se ne starà a casa, perché questa è la democrazia. Su Bortighera avete fatto un ragionamento sulle elezioni? Ne stanno parlando, ora io sono qua in Peria perché è un capoluogo di provincia, è l'unico non di centrodestra in questo momento. Per noi è importante perché crediamo che Imperia debba tornare a essere una grande città a livello nazionale e quindi siamo qua a parlare di questo. Per quanto riguarda Bordighera, l'ASCI e tutte le altre scadenze elettorali, ovviamente se ne occupano i coordinatori a livello locale, non perché siano meno importanti, ma perché è chiaro che prendere Imperia ha anche un significativo sia per far capire che il centrodestra guarda avanti e la nostra coalizione in questo momento sta guardando avanti e sta aprendosi ai cittadini, a tutti. Una ferita per suo zio, la sua scelta, la sua lettera soprattutto ieri, insomma, la sua dichiarazione o che cosa? Ma io ieri ho voluto esprimere con un breve comunicato un po' il mio sentimento, sia lo stato d'animo ma anche quello che deve essere la logica figlia di un'appartenenza politica, di una coerenza che ho sempre avuto, perché io dal 1995 con la tessera di Forza Italia l'ho sempre rinnovata, anche nelle fasi in cui eravamo nel PDL sono sempre stato da questa parte politica nei momenti belli e nei momenti brutti, quindi coerentemente io continuo a lavorare per questa mia parte politica, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, noi con l'Italia, cioè l'alleanza che ha sempre caratterizzato il centrodestra da quando Berlusconi la costruì e Giovanni Toti è colui il quale in Liguria, dopo anni di difficoltà, di sconfitte elettorali, ha riportato vigore a questo centrodestra. Quindi io rimango dalla mia parte dove sono sempre stato e certamente non nascondo l'amarezza per questa scelta che ha fatto mio zio, assolutamente legittima, e l'ha fatta sono sicuro anche per un sentimento di amore verso la sua città, ma credo che forse la cosa migliore sarebbe stata quella di stare tutti uniti e di lavorare insieme. Quindi se lei sottolinea coerenza per lei, questo vuol dire anche sottolineare incoerenza per il percorso di suo zio? No, guardate, io non voglio accusare nessuno, tantomeno voglio dare dell'incoerente a Claudio Scajola. Claudio Scajola è una persona che credo che abbia fatto tantissimo per il Ponente, per la città di Imperia, per la Liguria quando è stato ministro, e anzi ci manca anche il suo ruolo di ministro perché era preziosissimo per questo territorio. Dico semplicemente che lui ha fatto delle scelte che sono scelte che prendono un'altra strada, le ha fatte sono sicuro spinto da amore verso la città di Imperia, ma io non posso condividere un percorso che va in contraddizione oppure si antepone ad un percorso di centrodestra unito compatto, che è quello che Berlusconi ancora ieri a Roma al presidente Toti, al senatore Gasparri, al senatore Biasotti ha ribadito che dobbiamo portare avanti.